Ancora una bad su arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ombretta su Arte per te. Oggi voglio fare con voi un progettino con delle perline da stirare. Sì, proprio delle perline da stirare, i famosi amabeds. Fino a oggi abbiamo usato i pisla, però io a questo punto della nostra esperienza ho voluto provare anche altro, perché magari non avete l'IKEA vicino, perché magari volete qualcosa di qualitativamente superiore, perché magari non volete un prodotto cinese, ma volete un prodotto nord europeo fatto appunto dove nascono gli amabeds. E soprattutto volete un prodotto che performi bene. E allora mi sono messa al computer, contattato il sito di perline.it, mi hanno mandato una vagonata di roba. Una vagonata di roba che voglio provare con voi. Adesso ci spostiamo sul piano da lavoro, andiamo a vedere come io realizzo queste scatoline con gli amabeds, dopodiché ci spostiamo di nuovo qua per le conclusioni finali. Oggi costruiamo insieme una bellissima scatolina con le amabeds. Allora, le amabeds, queste perline che ci piacciono tanto, eccole qui in bustine monocolore finalmente. Tutti i video di Arte per te che hanno trattato di queste perline hanno trattato di queste perline in maniera sfusa, in multipack, con colori misti. Però sapete bene che la parte più impegnativa del lavoro è sistemare le perline per colore. Bene, io ho scoperto questo sito che si chiama perlinedastirare.it, che mi ha mandato tutte queste perline e che sono molte in bustine monocolore, comodissime. Io queste le trovo veramente un ottimo alleato per chi ha un progetto da svolgere e sa i colori che deve usare sin dall'inizio, per esempio delle piccole bomboniere, dei piccoli oggettini, per esempio delle piccole scatoline portaconfetti come potrebbero essere quelle di oggi, e sceglie direttamente i propri colori senza avere colori inutili tra le mani. Quindi, e poi la cosa bellissima che ho trovato su questo sito è la varietà di colori. Queste amabeds, che sono comunque le originali amabeds e sono un prodotto nord europeo, quindi no Cina, come molti di voi bramano, sono bellissime perché queste amabeds hanno dei colori fantastici. Guardate che colori particolari: rosa pelle, rosa carne, i grigi in tutte le tonalità. Io queste, ma sono in tutte le tonalità, il giallo crema, quindi potrete, e poi vabbè il nero, i marroncini, insomma i viola, tutte tonalità, guardate il verde menta, tutte tonalità anche di mezzo. Poi ci sono, vi farò vedere in un successivo video, i colori fluo, i colori pastello, vedrete che sono un mondo da scoprire. Vi segnalo questo sito perché sono stati molto seri con me e quindi la spedizione è avvenuta in 2 giorni, dopo che li ho contattati sono stati gentilissimi, si sono prestati perché io cercavo appunto un'alternativa, ho trovato questo mondo di amabeds e quindi ho detto questo potrebbe interessare i ragazzi, perché chi non ha, perché molti di voi mi dite non avere IKEA vicino, mi dite non poter reperirli pisla. Ebbene, su internet troverete tutto quello che vi serve e anche di più, sinceramente, perché queste sono di una qualità, devo dire, molto molto superiore. Sono ottime, anche il controllo di rilascio di ossina, leggevo, è certificato, nel senso che queste non rilasciano nessun tipo di diossina, e la cosa è importante perché la plastica quando fonde, voi sapete, anche se minima percentuale, non pericolosa, ma rilascia sempre un po' di diossina. Questa invece zero, nisba, quindi potete farle usare ai vostri bimbi in tutta tranquillità. Naturalmente c'è anche la confezione multicolor, che è appunto questa bellissima e grandissima confezione tutta colorata, quindi potete con una busta di questi veramente sbizzarrire la vostra creatività, cosa che ad onor di cronaca vi dico non si può fare con per esempio i pisla IKEA, perché i pisla IKEA vanno per colori standard. Trovate, se volete dare una sbirciata, tutto sul sito, andate a dare uno sguardo se vi interessano e vi verranno
recapitati a casa. Ora però voglio mostrarvi, prima di passare alla nostra creazione, una figata pazzesca. Diciamo che io li ho contattati proprio per questo. Il tappetino. Vi ricordate i tappetini quadrati che io uso di solito? Sì, però con una differenza. Questi tappetini sono componibili, quindi vi danno la possibilità di creare lavori infiniti. Voi mi avete visto creare lavori lasciando l'ultima fila non stirata e poi preparando quella successiva e li stiro insieme di solito, ma questi, guardate, si uniscono tra di loro e creano un unico tappetino più lungo. Se ne possono aggiungere all'infinito, quindi potete creare lavori immensi, lavori professionali, anche un quadro volendo, alla Andy Warhol per esempio, cosa che io farò sicuramente, perché io questi li adoro, proprio secondo me sono un'idea geniale. E allora, noi useremo questi, due stecche di colla, la pistola, una pinza, io la uso per prendere le perline. Questa è una pinza chirurgica, non è una pinza da belle arti o da fai da te, quindi si compra in tutti i negozi di sanitari, quelli che vendono materiale medico. Occorre il nostro ferro da stiro e la carta forno. Troverete lo schema di questo progetto sulla mia pagina Facebook Lavori con Amabeds, che vi lascio qui sotto, il cui link vi lascio qui sotto nel box informazioni. Eccoci pronti per costruire la nostra scatolina con decoro greco. Vi faccio vedere il decoro come deve essere. Di questo troverete lo schema sulla pagina Facebook Arte per te, scatolina con Amabeds. Guardate, questo sarà il coperchio, tutte le parti che ancora non sono fatte saranno in bianco, questo sarà il laterale e anche qui ci saranno delle parti in bianco. Io ve lo faccio vedere così in sintesi per farvi capire che non è nulla di difficile, sono semplicemente quattro moduli di greca, di decorazione greca, e poi tutta la striscia nel laterale. Il fondo sarà bianco. Adesso cominciamo insieme. Il lato sarà costituito da 19 perline blu. Prendiamo una perlina blu, contiamo 1, 2, 3 e sotto la terza perlina, lasciandone una vuota, inseriamo la nostra prima perlina, così. E mettiamone 6 in verticale. 2, 4, 6. Mettiamone altre 6, costituendo così un lato da 7 perline totali. Ok? Adesso saliamo e costituiamo un lato da 4 perline totali. Arrivati qui, continuiamo orizzontalmente verso l'interno facendo un piccolo lato da 3 perline totali. Sotto l'ultima perlina posizioniamone un'altra, così, e costituiamo un piccolo lato da 3 perline totali. Ok? Adesso saliamo questo, dall'ultima perlina messa saliamo e arriviamo al margine che avevamo fatto prima, quindi 4 perline totali in verticale. Visto? E si è ricostituita una sorta di L. Ok. Adesso allunghiamo dall'ultima perlina fino al margine, dall'ultima perlina fino all'esterno, fino alla linea esterna della greca, quindi sono 5 perline totali in orizzontale. È così. Adesso io dall'altra parte lascio una riga di chiodini vuota, quindi comincio a costruire specularmente, quindi esattamente al contrario, la figura che ho costruito da questo lato. Ok, e adesso costruisco anche gli altri speculari. Ora contorniamo tutta la figura di blu lasciando uno spazio in mezzo come abbiamo fatto con questa. Adesso riempiamo tutti gli spazi vuoti con il bianco. Okay. Fatto. Adesso
ricordiamoci dei lati. Nella costruzione dei lati, che saranno fatti uno per uno e poi incollati tutti insieme, ricordatevi sempre di fare due lati della lunghezza del tappo, diciamo così, mentre due lati con due perline in meno, perché un lato sarà incollato, quindi prenderà già una fila di perline di tappo. Di conseguenza i laterali che saranno in mezzo dovranno essere leggermente più corti. Mi spiego subito. Allora, il laterale a questo lo faremo lungo quanto tutta la lunghezza del tappino. Finito il primo lato, che in lunghezza di perline è esattamente corrispondente al nostro tappo, contiamo quante sono le perline del tappo. Ve lo dico, sono 19 per 17. Allora, faremo due laterali da 19 con la greca che vi ho fatto vedere e due laterali da 15 perline, perché questo, una volta agganciato, ruberà una fila di perline, così come l'altro, quindi nel laterale ne rimarranno solamente 15. Lo so che così questo conto fa confondere, ma non vi preoccupate, perché voi troverete tutto lo schema già bello e compilato. E allora, nel lato invece, metteremo una piccola greca, che io già ho fatto, da 15 cm, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 15, che appunto seguirà il percorso di quella che qui abbiamo già fatto. Vedete, queste finiscono col blu, mentre queste laterali cominciano col bianco, quindi daranno anche quel senso di movimento e di giusta struttura di tutta la composizione. Fatene due così e due così. Una volta che avrete tutti i pezzi, io adesso comincerò a stirare questi, poi mi farò gli altri due laterali, ma noi ci vediamo a lavoro completo, insomma, quando avrò tutti i pezzi belli e pronti. Al ferro caldo poggiamo la nostra carta forno e con delicatezza saldiamo, fondiamo i nostri pezzi. Ok, e metto a raffreddare sotto un qualcosa che faccia peso, in modo che i nostri lati non si imbarchino in nessuna maniera. In questa fase la differenza da i Pisla si nota tantissimo. Diciamo che questi Amabeds sono veramente superiori rispetto ai Pisla, sia per struttura, guardate che uniformità di fusione, non ce n'è uno schiacciato di più, uno di meno, sia proprio per pesantezza della perlina. Quando li avete tra le mani vedete proprio che sono di plastica più pesante, più piena, e quindi questo credo garantisca appunto l'uniformità di fusione. Guardate anche il retro, che bello pulito e ordinato. Oddio, alcuni preferiscono questo come davanti, io invece preferisco la struttura sempre così a tappetino di perline. Benissimo, allora questa è la nostra base su cui poi applicherò i lati 1, 2, così, su cui applicherò i lati. Ancora mancano due lati e un'altra cosa molto importante che andiamo a fare subito. Adesso dobbiamo fare semplicemente una cornicetta 17x15, 17x15, se quella era 19x17. Quindi cominciamo un semplice quadratino con 17 perline sul lato e 15 sull'altro. Ok, fatto questo, stiriamola. Ok, abbiamo tutti i pezzi, quindi possiamo assemblare. Come prima cosa io metterò la mia cornicetta qui a creare un bordo interno e sovrapporrò il bordo bianco a questa cornicetta bianca. Ok, sporco tutta la base e margine per margine sovrappongo. Faccio margine per margine perché sennò si asciugherebbe subito la colla e quindi non avrebbe più presa, quindi preferisco creare l'incollaggio a poco, e qui abbiamo creato quindi l'incastro per far sì che il nostro tappo non si muova.
adesso creiamo la nostra scatolina vera e propria. Lato per lato metto la colla a caldo e creo la mia parete di pisla. Il primo margine è messo, adesso mettiamo il secondo. Mettiamo la colla qui e sui due margini laterali, qui e qui, e dobbiamo essere anche molto veloci a fare questo lavoro perché si asciuga in fretta, e incolliamo. Quindi prendiamo il laterale e la base, ultima spondina, quindi su tutti e tre i bordi. Scivolo e faccio incollare. Ok, e la nostra scatolina è bella e pronta. Guardate che carino il laterale, la parte inferiore e poi il nostro tappo con il bordino ad incastro, che farà sì che appunto il tappo, anche muovendo la scatolina, stia ben fermo e non slitti via, e che si apra solamente quando vogliamo appunto prendere qualcosa da dentro. Io l'ho pensata come posa chiavi per una casa estiva, per una casa a mare, ma sono delle scatoline molto versatili, potete usare come porta post-it, come quello che vi pare, create con le Ama Beads. Sono delle perline bellissime, performano in maniera stupenda e come vedete il lavoro viene veramente pulito e di alto livello con queste, molto molto bello. Se volete, se me lo lasciate scritto tra i commenti, potrei farvi un video di confronto tra le Ama Beads e i Pisla, i pro e i contro delle una e delle altre, è un confronto appunto tra questi due tipi di perline così diverse, diversissime tra di loro, con una netta superiorità delle Ama Beads. Queste, vi ricordo, le troverete sul sito perlinedastirare.it, dove troverete una gamma infinita di perline, anche di diverse misure. Ci sono le perline, anche le Ama Beads maxi, le Ama Beads mini, quindi ancora più piccole di queste. Veramente c'è un mondo di Ama Beads da scoprire. Arriveranno a casa vostra queste tre confezioni di Ama Beads: il viola, il verde menta ed il giallo crema. Queste due insieme stanno benissimo, queste due insieme stanno benissimo, ma anche tutte e tre insieme stanno molto molto bene. Regole per partecipare: essere iscritti ai miei tre canali YouTube, Ombretta, Arte per te e Due Cuori Una Cappa, ed essere iscritti al mio profilo Instagram, che si chiama Arte per te, ma è comunque il profilo di tutti i miei canali. Quindi se volete ricevere a casa queste tre Ama Beads, vedete qui la data di sorteggio, lasciate uno o quanti commenti vorrete, iscrivetevi ai miei social. Bene, adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ringrazio il sito perlinedastirare.it per avermi mandato tutti questi prodotti. Io speravo in qualche prodottino da provare, invece loro veramente mi hanno inondata di prodotti, quindi grazie. Vi aspetto su tutti i miei social, su Due Cuori Una Cappa, su Ombretta, l'altro mio canale, soprattutto su Facebook e su Instagram. I link ve li metto qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, ciao!